Eh, del eh, cosiddetto payback di 420 milioni che devono alla regione nell'arco delle quattro annualità. L'anno scorso le leggi erano esattamente quelle di ora il ministro Speranza firmò il decreto perché noi potessimo attestare a bilancio anche l'anno scorso erano quattro annualità 2015 16 17 18 eh, potessero essere attestate al bilancio, allora erano 390 milioni. Quest'anno le leggi non sono cambiate, ma il governo non ha avuto non so, la forza, eh, la voglia, eh, non ci sono state le condizioni perché questo eh, potesse arrivare. In più ci sono 40 milioni di euro dal Ministero del Lavoro per la sanità ai lavoratori immigrati. Quindi in una situazione in cui noi abbiamo un credito di circa 400 milioni verso imprenditori dei dispositivi medici. E di 40 milioni direttamente dallo Stato, eh, noi siamo costretti eh, a dover prendere atto che questi soldi non ci vengano versati e quindi una tantum per quello che sarà quest'anno, eh, noi dovremo far quadrare il bilancio della sanità con eh, un addizionale IRPEF che per i redditi non tocca sotto i 28 mila euro di reddito anno, per i redditi superiori sarà eh, quella richiesta da una progressività delle imposte che ci consentirà di garantire i servizi che la sanità toscana riesce a garantire. Dopo questo momento è evidente che noi cercheremo di riallineare a una condizione che riporti a quello che è un equilibrio giusto eh, le imposte IRPEF in Toscana. Manteniamo ferma la nostra posizione come Italia Viva sulla contrarietà all'incremento dell'addizionale IRPEF, riteniamo sia ingiusto, iniquo e non corretto far gravare cittadini, sui cittadini toscani. Il fatto che le case farmaceutiche non abbiano rimborsato la Regione Toscana e il Governo dei maggiori guadagni che hanno fatto negli anni del Covid, in quegli anni le persone morivano, gli infermieri lavoravano, i medici lavoravano e c'era qualcuno che si arricchiva. Noi abbiamo diritto ad avere quei soldi, quindi la Toscana deve fare la battaglia delle battaglie per riscuotere quei 400 milioni che le competono per iscriverli al bilancio. È un credito che si può iscrivere in bilancio. Noi non vogliamo quindi aumentare le tasse ai cittadini toscani, vogliamo approvare però il Mantenere gli impegni di maggioranza della Toscana, fare una battaglia nei prossimi quattro mesi per riscuotere quello che spetta ai cittadini toscani. Noi amministriamo la Toscana, questo è l'orgoglio di una regione che ha diritto e dovere di far rispettare un diritto. Si possono fare la riorganizzazione di alcuni servizi, si può cercare di trovare delle risorse anche in altri settori all'interno del settore sanitario e come tale siamo convinti e disponibili a lavorare. Fin dal mese di gennaio per trovare come si fa nelle famiglie, quando non ci si fa bisogna stringersi un po' la cinghia e quindi bisogna riuscire a dimostrare che si sa amministrare la sanità toscana senza richiedere aiuto a, a, senza chiedere un sacrificio ai cittadini toscani. La Toscana ha sempre fatto, è sempre stata un'eccellenza, se oggi non si è in grado di farla non c'è problema, se altri non sono in grado di farla noi siamo in grado di farla e se volete siamo anche disponibili ad assumerci questa responsabilità. Accogliamo in maniera negativa con un netto no all'aumento delle tasse, diciamo giù le mani dalle tasche dei toscani. Vedete, la favola che ci ha raccontato il Presidente gianni quest'oggi in Consiglio regionale verte su due punti. Il primo è che non vogliamo tagliare i servizi alla sanità, una sanità di eccellenza, per cui abbiamo deciso che l'unica strategia è quella dell'aumento delle tasse. Ecco, io credo che la sanità oggi della Toscana, che la sanità sia un'eccellenza, è una favola, lo era negli anni precedenti. Non ci prendiamo in giro. Oggi i problemi sanitari, le liste attesa, la mancanza carenza Di medici, la carenza di personale, il tema di tantissime sale operatorie che sono già state chiuse anche per una spending review della sanità toscana sono sotto gli occhi di tutti i cittadini. Quindi la motivazione di aumentare le tasse per tenere in piedi un servizio eccellente non regge, perché se veramente il servizio fosse stato eccellente non ci fossero stati problemi su operazioni, liste d'attesa, ospedali, pronti soccorso completamente intasati, forse la nostra valutazione anche su l'aumento delle tasse sarebbe stata diversa, ma siccome la sanità non funziona, la sanità toscana è al collasso, non possiamo accettare che si mettono in mano ulteriori tasse ai, ai toscani. E seconda motivazione è troppo facile, la favoletta in cui si racconta che tutta la responsabilità è del governo. Allora in primis il presidente Gianni ha sbagliato strada, per arrivare a Siena, permettetemi una, un racconto, ha preso la Fipilì perché invece di andare dal ministro Schillaci doveva andare dal ministro che si occupa di economia e finanza e questo invece lui ha fatto le giratine dal ministro Schillaci senza portare nulla a termine, ma semplicemente perché non è il ministro competente sul tema appunto dell'economia e delle finanze. Noi voteremo sicuramente contrario all'innalzamento delle tasse perché non riteniamo che ne debbano fare le spese i cittadini toscani di una mala gestione della uh, giunta regionale. Eh, ci sono tantissimi sprechi che potrebbero essere eliminati, non ci risulta, eh, non vi faccio gli esempi perché sono 15 centimetri di documenti. Eh, tengo solo a precisare che non si dovrebbe mai. Eh, dare 15 cm dei documenti da controllare in 5 giorni perché è ovvio che il lavoro viene fatto in modo approssimativo eh, comunico soltanto che la eh, Corte dei Conti prende 6 mesi per controllare il bilancio a noi c'è stato dato eh, 5 giorni per quanto riguarda questi 400 milioni di buco che mancano dal eh, bilancio della sanità, eh, credo eh, che eh, dovrebbero essere evidenziati in bilancio, non ci risulta che sia stato fatto e eh, mi domando come sia possibile perché chiunque legga il bilancio, ammesso che abbia tempo di farlo e voglia, eh, non legge da nessuna parte che mancano 400 milioni, si legge soltanto sui giornali. Quindi c'è qualcosa che non torna. Se c'è veramente un credito anche di difficile esigibilità andrebbe indicato in bilancio e Diciamo, messo da un fondo di svalutazione dei crediti, dall'altra, io immagino, non si capisce come mai invece non è stato fatto. Ci sono pareri discordanti fra i tecnici. Il dirigente di commissione controllo ha detto che non era. Eh, stato messo e indicato e invece in un'altra commissione il presidente Ciani, assessore al bilancio, ha detto che era stato messo per 200 milioni. Quindi eh, mi capite che c'è un modo di, eh, diverso di eh, interpretazione di un bilancio che eh, dif risulta difficile anche valutare in questo modo. <music> Ma, vede, quando si parla di bilancio contano i numeri e i numeri non sono né di destra né di sinistra. Nel 2019 il governo Conte Speranza alla regione toscana dal Ministero della Sanità veniva trasferito per la sanità 6 miliardi e 866 milioni di euro. Nel 2023 dal governo Meloni-Schillaci alla Toscana per la sanità sono stati trasferiti 7 miliardi 933 milioni, vale a dire 1 miliardo e 100 milioni in più dell'ultimo anno pre-Covid che era appunto il 19, 280 milioni di euro in più rispetto eh, allo scorso anno. E la scusa dell'inflazione è una scusa che non regge. Tenete presente che oltre il 50% del bilancio eh, regionale in sanità è un bilancio destinato agli stipendi, medici, infermieri, operatori sanitari, dipendenti amministrativi. Che lì dentro ci sono i costi per le prestazioni del privato accreditato che sono fermi dal 2011, che i prezzi dei farmaci sono stabiliti da AIFA e da EMA e non subiscono l'inflazione, quindi possiamo dire che oltre il 50% della eh, spesa sanitaria non è soggetta ai eh, costi inflattivi. Conseguentemente, la scusa dell'inflazione è una scusa che può tornare bene, ma non è una giustificazione che giustifichi uno sforamento di spesa di oltre 400 milioni che porterà la. Regione Toscana a aumentare le tasse che graverà sulle eh, tasche dei cittadini toscani. Intanto occorre dire che è una decisione che abbiamo ponderato a lungo e che, certo, non facciamo a cuore leggero perché tutti quanti credo eh, avrebbero preferito non gravare sui contribuenti toscani, anche se noi abbiamo scelto di chiedere una sorta di contributo di solidarietà alle fasce più alte o medio alte. Vale a dire eh, chi più ha eh, gli chiediamo uno sforzo per eh, far sì che la sanità toscana, che è una sanità considerata di eccellenza anche eh, dalle indagini ministeriali, possa eventualmente migliorare e non sicuramente regredire. Oggi la sanità toscana offre dei servizi che vanno oltre i livelli essenziali di assistenza. Posso fare alcuni esempi, la cura dei denti fatti dalla sanità pubblica, lo screening neonatale, il codice rosa. Tutta l'esenzione dal pagamento di qualsiasi ticket da parte dei disoccupati sotto l'ISED di 18.000 euro. Ecco, noi non possiamo permetterci che la cura dei cittadini e delle cittadine toscane e di chi sta in Toscana regredisca, ma anzi, abbiamo bisogno semmai di migliorare. Di fronte ad un governo che, da una parte in percentuale, ha tagliato il fondo per sostenere la sanità pubblica, dall'altra non ci riconosce il PEPEC che l'anno scorso era di circa 400 milioni e che è previsto da una legge dello Stato, noi avevamo. Poche altre scelte poteva essere quella di mettere il ticket sulle eh, ricette, quello di aumentare i medicinali sarebbe stata una tassa indiretta nei confronti di chi ha, ha bisogno di curarsi perché eh, ha, ha meno salute. Eh, potremmo rinviare questa decisione come ha detto qualcuno e fare la battaglia perché il governo ce la riconosca, ma se poi il governo non la riconosce, eh, passata la fine dell'anno noi saremmo costretti ad andare in piano di rientro e quindi automaticamente le aliquote dell'IRPEF andrebbero al massimo. Non soltanto per le fasce più alte come abbiamo previsto noi, cioè non prevedendo nessun aumento per chi fa una dichiarazione dei redditi da 0 a 28 mila euro, ma sarebbero aumentate per tutti. Se fossero arrivate le risorse del payback dei dispositivi medici anche per la metà rispetto a quanto la Regione Toscana deve avere sulla base di una, di una legge dello Stato non ci sarebbe stato bisogno di fare la manovra fiscale, ripeto, anche per la metà. Stiamo parlando di risorse dovute rispetto alla legge dello Stato che afferiscono alle annualità 2019-2022, quindi soldi arretrati che sulla base di una legge dello Stato dovrebbero essere versati nelle casse delle Regioni, compreso la Regione Toscana. Quindi, queste risorse non, non sono arrivate e nemmeno è stato consentito, a differenza dello scorso anno, per le annualità 2015-18, di poterle comunque imputare a bilancio in attesa delle erogazioni. Questo ovviamente ci pone un problema, soprattutto per la nostra regione, che ha un sistema sanitario molto esteso. La regione toscana garantisce prestazioni ed esenzioni, che vanno anche oltre i livelli essenziali di assistenza. Noi siamo tra le regioni che offrono i livelli, la, i livelli essenziali di assistenza tra i più elevati del Paese, lo certifica ogni anno il Ministero della Salute, ma offriamo anche tante altre prestazioni ed esenzioni, sono state ricordate in questi giorni, esenzioni per chi ha malattie rare, screening neonatali. Eh, le altre tipologie di esenzioni per disoccupati, casse integrate, persone in mobilità rispetto alla gratuità eh, nell'accesso alle prestazioni sanitarie, solo per fare alcuni esempi, oppure modelli originali come quello del trasporto sanitario che offrono servizi importantissimi che in altre regioni sono a pagamento. Di fronte diciamo, alla mancanza delle risorse de de derivanti dal payback che, ripeto, ci spettano per legge dello Stato e noi pretendiamo e pretenderemo anche nei prossimi mesi che queste risorse arrivano, noi ci siamo trovati a un bivio. O fare come in altre regioni e quindi re come dire, eh, alzare bandiera bianca e sancire la ritirata della sanità pubblica universalistica in Toscana, oppure fare una scelta dolorosa, impegnativa, eh, complicata. Come il ricorso alla leva fiscale. Attenzione, ricorso alla leva fiscale che riguarda eh, solo una parte del contribuente.